benvenuto sul mio canale Fast & Fit. Oggi vorrei rispondere a una domanda che mi fa Carlo, che è una domanda che mi fanno diversi, è un problema che hanno tanti velocisti e tanti sprinter, ovvero Carlo mi domanda come fa a risolvere il problema che ha i bicipiti femorali che gli fanno male spesso il giorno dopo l'allenamento e quindi ha i bicipiti abbastanza incriccati, per usare un termine proprio specifico e medico. Il problema dei bicipiti incriccati è un problema annoso e che hanno veramente diversi velocisti. Le cause sono diverse. In questo video andiamo a vedere le cause, andiamo a vedere che cosa possiamo fare e vediamo anche un pochettino i rimedi da portare. Le cause tendenzialmente sono l'allenamento, che è un allenamento tendenzialmente sbagliato. C'è uno sprinter che chi si allena ha sempre dei problemi cronici ai muscoli, vuol dire che qualcosa nell'allenamento non va, qualcosa è sbagliato. Tendenzialmente quello dei bicipiti femorali doloranti è veramente un problema che hanno tanti velocisti e le cause può essere assolutamente troppa intensità durante l'allenamento, troppo volume, troppo poco recupero. Quello che resta, il motivo principale, è uno scompenso di forza, quindi diciamo una asimmetria nel fisico e soprattutto per quello che riguarda la forza dei quadricipiti rispetto alla forza dei bicipiti femorali. Se i quadricipiti femorali sono poi molto più forti dei bicipiti femorali, è ovvio che i bicipiti femorali fanno fatica a tenere il passo e praticamente poi si logorano, le fibre si vanno a rompere e cominciano ad arrivare dolori fino ad arrivare a contratture e per poi fino ad arrivare poi a degli strappi, cosa che noi vogliamo assolutamente evitare. Altra cosa è fondamentalmente magari spesso si ha anche la schiena troppo debole rispetto alla parte anteriore, molti fanno tantissima panca dimenticando quella che è la schiena, in più fanno tanto squat dimenticando i bicipiti femorali facendo pochi esercizi per i piedi e per i polpacci e alla fine è chiaro che cominciano ad arrivare tanti problemi tra cui assolutamente quello ai bicipiti femorali, che ripeto, io lo ripeto sempre spesso nei video, quando ci alleniamo soprattutto per lo sprint la parte posteriore deve essere più forte della parte anteriore, dobbiamo percorrere, devi stare dritto e devi spingere, si spinge soprattutto con la parte anteriore, quindi spingiamo con i polpacci, spingiamo con i glutei, con la schiena, con le spalle e l'anca deve essere assolutamente poi molto forte, quindi ci deve essere anche una simmetria nella forza, il corpo deve essere tutto forte, deve essere tutto in equilibrio diciamo. Se ci sono dei disequilibri, delle asimmetrie, è chiaro che poi cominciano ad arrivare i problemi. Quindi la cosa importante quando ci alleniamo, soprattutto quando alleniamo la forza, è equilibrare bene la forza nel corpo. Una cosa che aiuta moltissimo anche a eliminare questi problemi e a cercare di avere un equilibrio è soprattutto nel GPP fare anche delle prove lunghe, fare tante salite, quello che lo consiglio a te sempre. Fare anche se sei uno sprinter, cerca di fare qualche salita lunga, soprattutto se hai quei problemi ai bicipiti femorali. Una cosa che puoi fare è andare in un centro medico sportivo specializzato dove ti possono misurare poi quella che è la forza della muscolatura e quello da misurare poi in questo caso soprattutto è la forza dei quadricipiti rispetto alla forza dei bicipiti femorali. Lo scompenso che si può stare, siamo attorno all'1-2%, se c'è una differenza dell'1-2%, ancora meglio se i bicipiti sono più forti dell'1-2% dei quadricipiti, è assolutamente diciamo normale e quindi è anche abbastanza, siamo nella norma, come anche ovviamente solitamente c'è una gamma più forte dell'altra, quindi se stiamo attorno all'1-2%, ci può stare, anche se comunque tendenzialmente dobbiamo tendere sempre allo zero, quindi a un equilibrio proprio totale e perfetto.
È chiaro che se poi le differenze aumentano, diciamo intorno al 3, 4, 5, 6, 8%, devi fare qualcosa. Io ti consiglierei assolutamente, se hai uno scompenso di questo valore, di smettere di fare velocità e di andare in gara, e prima di equilibrare quello che è il tuo corpo. Doveva fare mettere le basi, il tuo corpo deve essere perfetto, deve essere pronto a sopportare i carichi, e quindi per essere pronto a sopportare i carichi la stabilità, la struttura del tuo corpo deve essere poi assolutamente perfetta. Quello che puoi fare, assolutamente ti invito ad andare a un fisioterapista buono, a farti vedere, a farti controllare, a farti consigliare, a farti massaggiare, e cerca di riequilibrare questa struttura, perché se continui ad avere disturbi cronici e bicipiti femorali vuol dire che assolutamente qualcosa non va. Perfetto, io con questo ho finito, spero di averti dato qualche informazione nuova, qualche dritta per risolvere quelli che sono i tuoi eventuali problemi bicipiti, o comunque per evitare il futuro, restare in salute e divertirci quando siamo in allenamento, perché se siamo in salute e assolutamente poi ci divertiamo in allenamento. L'obiettivo primo che devi avere quando ti alleni è assolutamente restare in salute. Io con questo